La verità non è uscita ancora fuori completamente. Mia figlia potrebbe essere stata vittima di una rete di pedofili ancora attiva. Queste sono le parole di Maurizio Piovanelli, padre di Desiree, la 14enne assassinata il 28 settembre del 2002 a Leno, Brescia. Il suo corpo massacrato fu ritrovato 6 giorni dopo in una cascina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza fu adescata con l'inganno da Nicola Bertocchi, che insieme ad altri 2 coetanei, Nicola Vavassori, detto Nico, e Mattia Franco, detto Bibo, aveva progettato di violentarla e ucciderla. C'era anche un adulto di nome Giovanni Erra. Erra, l'unico adulto del gruppo, è stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Desiree. Gli altri ragazzi hanno ricevuto pene minori e hanno quasi finito di scontare la loro condanna. Erra ha sempre sostenuto la sua innocenza e il suo legale Antonio Cozza sta cercando di ottenere la revisione del processo. Erra ha trascorso in prigione la maggior parte della sua vita, ma è colpevole. E se ci fosse qualcun altro responsabile della morte di Desiree e fosse libero? Dopo un attento studio da parte di avvocati e consulenti, è emerso chiaramente che una traccia di sangue poteva essere un elemento chiave in questa storia. Si tratta di un fattore che non costituisce una novità nel fascicolo, era già stata repertata, ma non analizzata correttamente. È quanto sostiene il biologo molecolare forense Salvatore Spitaleri, che ha lavorato per molti anni a RIS di Messina e ora è al Centro Investigazioni Scientifiche CIS con il collega Luca Chianelli. Spitaleri dice: la macchia di sangue su cui ci siamo concentrati non appartiene né a Erra né agli altri ragazzi sulla scena del crimine. La traccia lasciata da ignoto 1 è dunque di una persona di sesso maschile. Si trova sia sul gomito sia sul fianco della povera Desiree. La stessa persona ha lasciato altre tracce in 2 punti del giubbino della ragazzina. Inoltre, sulla scena del crimine non c'erano tracce di Erra. Eppure sappiamo tutti benissimo che è improbabile cancellare delle tracce biologiche, soprattutto se sono di sangue. Secondo i consulenti dell'epoca, le tracce di sangue sul giubbino della vittima sarebbero dovute a una contaminazione ambientale. Secondo Spitaleri, questa spiegazione è impossibile. Il sangue deve essere liquido per poter penetrare nei tessuti e quindi non poteva già essere presente sulla scena del crimine. E Desiree non sarebbe uscita di casa con il giubbino sporco di sangue. Continua l'esperto. Risulta incomprensibile come si possa anche in astratto ipotizzare il trasferimento secondario da un substrato sporco di sangue asciutto a un tessuto, portando con sé i caratteri cromatici che lo caratterizzano e che ne hanno permesso l'individuazione. C'era qualcun altro sulla scena del crimine? Perché il suo nome non è stato fatto? Questa è solo una delle tante anomalie del caso. Secondo i difensori di Giovanni Erra, è stato chiuso troppo velocemente. Inoltre, anche il padre di Desiree Piovanelli ha segnalato incongruenze nella ricostruzione ufficiale del caso. A suo dire, quel giorno la figlia è uscita di casa alle 14.30 o al massimo alle 14.40. Si tratta di un dettaglio che sposta il reato di un'ora rispetto all'orario dichiarato dagli investigatori, le 15.30. Di conseguenza anche la presenza di alcune persone sulla scena del crimine sarebbe spostata di un'ora. Oltre alla testimonianza del padre di Desiree, l'analisi dei tabulati telefonici e gli acquisti effettuati da uno dei minori coinvolti avvalorano questa ipotesi. Gli orari non corrispondono alle ricostruzioni degli investigatori. Uno scontrino è particolarmente importante per mettere insieme i pezzi del puzzle. Il 30 settembre del 2002, alle 22.30, Nicola Bertocchi, che non ha ancora confessato il crimine, fornisce agli investigatori degli orari chiave. Alle 13 ha inviato un messaggio a Desiree, ma lei non ha risposto. Quindi dice di averle telefonato. Poi, intorno alle 14.30, la ragazza lo richiama con addebito a carico del destinatario. È in quel momento che i due, probabilmente,
si danno appuntamento alla cascina lontana pochi minuti da casa di Desiree. Bertocchi le tende una trappola. Le dice che ci sono dei gattini. Nel frattempo, mentre parla con la giovane, alle 14:14, il ragazzo si reca in un supermercato e acquista un coltello, l'arma del delitto, come dimostra lo scontrino in possesso degli avvocati di Erra. Compra anche un alimentatore per cellulari, che verrà usato per il telefono di Desiree, e un nastro adesivo americano per sigillare. Giovanni Erra torna a casa verso le 12:30 e, secondo la moglie, in quel momento stava dormendo. Secondo i tabulati telefonici, ha effettuato una chiamata alle 14:05, prima di addormentarsi, e una dopo le 19. L'ultima volta che l'uomo ha chiamato Desiree era 4 mesi prima. Mattia Franco, il più giovane del gruppo, ha un alibi solido fino alle 16:30. Giocava a calcetto con amici. Ciò significa che sarebbe giunto sulla scena del crimine quando la ragazza era già morta. Secondo la ricostruzione degli avvocati di Erra, c'era solo una persona nella cascina con Desiree e ha lasciato quelle tracce di sangue. Seguendo la pista delle telefonate, si circoscriverebbe l'ora del crimine. Alle 15:47 Bertocchi inserisce la sua scheda telefonica nel cellulare di Desiree, per il quale aveva acquistato l'alimentatore, e telefona il 161, il numero per sapere l'ora esatta. Un minuto dopo fa la stessa cosa. Alle 16:15:48 telefona a casa sua e parla con qualcuno per 43 secondi. Richiama alle 16:29 e parla per altri 57 secondi. Alle 16:30 chiama un'altra ragazza. Ma se era questa l'ora in cui queste 4 persone hanno compiuto il massacro, com'è possibile che abbiano fatto queste telefonate? E per quale scopo? Il mistero continua.